giovani d'oggi possono sapere poco di quello che è stata la mia vita e il mio passato. Se dovessi dire che quando sono partito pensavo di farmi qualche cosa di più di una sola macchina, direi una bugia. Enzo Ferrari, la Ferrari, un uomo, una leggenda. Sognava di costruire una sola macchina. La sua fabbrica di Maranello ne ha prodotte in 50 anni più di 75.000. Auto che hanno corso e vinto sui circuiti e nelle strade di tutto il mondo e che hanno affascinato re, divi del cinema e fatto sognare milioni di persone. Un nome che è diventato simbolo della creatività e dell'ingegno italiano. Le sue vetture da competizione hanno conquistato finora 9 titoli mondiali di Formula 1, 14 mondiali sport e prototipo, 9 successi alla 24 ore di Le Mans, 8 alla 1000 miglia, 7 alla Targa Florio. Complessivamente oltre 5.000 vittorie. Nessuno ha mai fatto tanto. Il mito della Ferrari è cominciato qui, a Roma, dove il 1° giugno di quest'anno gli uomini e le macchine che hanno contribuito al suo successo si sono ritrovati per festeggiarne i 50 anni. Terme di Caracalla. 9° Gran Premio Roma per vetture sino a 1500. Cortese sulla nuova Ferrari 125 è scattato in testa. Scagliarini sbanda. Cortese lo schiva con fredda perizia. Barbieri su Maserati, tenace inseguitore, premiato con uno splendido secondo posto. Arighetti in giro più veloce. Eccolo, 91 e 327 di media. Al termine dei 40 giri, Cortese vittorioso può fumarsi la meritata sigaretta. Enzo Ferrari era già conosciuto come pilota e manager sportivo dell'Alfa Romeo, ma come costruttore era al debutto. Quel 25 maggio del 1947, nessuno dei tifosi che assistevano al Gran Premio Roma sul circuito di Caracalla poteva immaginare che quella vittoria era solo l'inizio di una lunga ed esaltante avventura che da Ascari a Schumacher ha raccolto sotto le bandiere del cavallino rampante i migliori piloti del mondo. Silverstone, 14 luglio 1951. La prima vittoria della Ferrari nel mondiale di Formula 1 porta il nome di Gonzales, qui con il numero 12, che batte Farina e Fangio sull'Alfa Romeo. Ho ucciso mia madre, dirà Enzo Ferrari, mentre Gonzales taglia il traguardo, ricordando i 20 anni trascorsi all'Alfa. L'Alfa Romeo abbandona le corse alla fine del 1951. Nel cuore dei tifosi si fanno largo due nomi, Ferrari e Alberto Ascari, milanese, figlio di un campione. Quando prende la testa di una corsa, Ascari è imbattibile. E di gare con la Ferrari ne vincerà davvero tante. 2 mondiali piloti nel 1952 e 53, 13 pole position e altrettante vittorie, di cui 9 consecutive. Un record che in Formula 1 resiste ancora oggi. Ascari era allora famoso come adesso lo è Schumacher,
Nell'Europa che si stava riprendendo dalle ferite della guerra, le auto erano il simbolo della rinascita. Si correva nelle città, da Sanremo nel circuito di Ospedaletti, a Bordeaux, a Monte Carlo. Le corse passavano davanti a casa e i loro eroi, in caschetto e maglietta, attiravano sempre più pubblico. La gente correva a vedere piloti già mitici come Villoresi, Fangio, Farina e naturalmente Ascari, a suo modo uno dei primi professionisti. Era infatti l'unico a prepararsi atleticamente alle gare automobilistiche. Gran Premio del Valentino. 15 macchine hanno preso il via sul magnifico circuito in una cornice di folla competente ed entusiasta. Ascari ha via libera e si insedia saldamente al comando, avendo superato anche l'argentino Mieres. La marcia di Ascari prosegue sicurissima. La bandiera a scacchi bianchi e neri si abbassa per salutare il successo di Ciccio, che risponde alzando il braccio all'entusiastico applauso della folla torinese. 1955, un anno tragico per il mondo delle corse. Quella del Valentino su una Lancia è l'ultima vittoria di Ascari. Il 26 maggio a Monza, mentre prova la Ferrari Sport di Castellotti, muore alla curva che porta ora il suo nome. Aveva avuto un incidente 4 giorni prima nel Gran Premio di Monaco. Bisogna tornare subito al volante per farsi passare la paura, aveva detto a Castellotti. Era partito senza il suo casco, in camicia e cravatta. Ascari aveva sempre trattato i suoi figli con distacco. Ogni volta che torno a casa, diceva, porto loro qualcosa, ma preferisco avere nei loro confronti un atteggiamento duro. Un giorno o l'altro dovrò andarmene e soffriranno di meno se non me li sarò lasciati venire troppo vicino. Due settimane dopo a Le Mans, l'automobilismo conosce la sua più grande tragedia. Durante la 24 ore, la Mercedes del francese Lévesque e la Austin Healey si urtano nel rettilineo delle tribune. Il motore della Mercedes falcia la folla. Con Lévesque muoiono 81 spettatori, i feriti sono centinaia. Le fiamme di Le Mans scioccano il mondo. Le corse vengono sospese in molti paesi. La Mercedes si ritira. La Ferrari ha ingaggiato i piloti che erano disponibili sul mercato, ma oserei dire che non sono le fabbriche che ingaggiano i piloti, ma sono i piloti che scelgono le fabbriche. Difatti, i piloti intelligenti vanno sempre dove c'è la macchina vincente. Fangio è un esempio. Per 5 anni ha scelto la macchina migliore. Non c'è più la Mercedes e Fangio sceglie ancora la squadra migliore, la Ferrari. Dopo la morte di Ascari, la Lancia aveva donato a Maranello tutto il suo materiale sportivo. Si creò la base per una grande stagione. Tra Ferrari e Fangio i rapporti sono sempre stati difficili. Ferrari lo apprezzava come pilota, ma non lo capiva. Lo giudicava troppo sfuggente, forse anche perché Fangio fu il primo a farsi rappresentare da un procuratore. Un'anomalia in un'epoca ancora romantica nella quale i contratti si facevano con una stretta di mano. Nel 1956 Fangio, a 45 anni, porta alla Ferrari il terzo titolo nel mondiale di Formula 1, il quarto per lui, che ne vincerà ancora un altro con la Maserati. Il suo stile di guida era perfetto, traiettorie impeccabili, intelligenza tattica, sensibilità tecnica, il prototipo dei piloti alla Lauda e alla Schumacher. Quando Fangio lascia Maranello, non abbiamo abbastanza soldi per tenerlo, commenta Enzo Ferrari. Altri piloti sono pronti per vincere.
Mike Hawthorn è il primo inglese a diventare campione del mondo nel 58. Eccolo con il numero 14 a Monza. Un pilota sconcertante, lo definì Ferrari, capace di affrontare e risolvere ogni situazione con coraggio, ma anche soggetto a improvvisi e inspiegabili cedimenti. Più che un professionista, era un appassionato che cercava una macchina per emergere. Morì in un banale incidente stradale a bordo della sua Jaguar dopo essersi ritirato dalle corse. Sono anche gli anni di Musso e Collins che in queste immagini viene riportato ai box da Hawthorn. Collins, qui fra Stirling Moss e Hawthorn, era uno dei piloti più veloci della sua epoca. Musso correva per necessità, dopo aver perso il patrimonio di famiglia. Moriranno entrambi in gara. Più di 40 anni che la Pininfarina ha, direi, l'onore di collaborare con la Ferrari. È iniziato tanti anni fa, in un periodo eroico, e mi ricordo che due grandi uomini, mio padre ed Enzo Ferrari, avevano molta stima l'uno dell'altro, però erano due uomini estremamente orgogliosi e nessuno dei due voleva fare il primo passo. Mio padre sognava di fare una Ferrari perché vedeva un grande futuro e l'ha azzeccato nella Ferrari come immagine, come macchina di maggiore prestigio, di maggiore prestazione. Ferrari aveva ammirato più di una volta le linee e la costruzione della Pininfarina e quindi pensava che una delle sue Ferrari da noi vestita sarebbe stata una Tu vincente. Ma non c'era verso di farli incontrare. Tramite un amico, un ex corridore, riuscì a fare proprio io un lavoro di cesello e finalmente i due si incontrarono, i due grandi uomini a Tortona, nel 51, a metà strada. Vi dà solo l'idea il fatto che si incontrassero a Tortona, che era proprio un incontro come tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente dell'Unione Sovietica, a metà strada. Tanto era stato difficile avvicinarli, tanto una volta che si conobbero l'intesa fu spontanea, profonda, emerse proprio il desiderio di collaborare. Così nacque la prima Ferrari Pininfarina, una convertibile, che poi ebbe un grande successo. Ricordo sempre quel giorno a Tortona, anche perché di ritorno mio padre, salimmo su una B20, mio padre guidava, io gli ero al fianco, e lui mi disse, così, con l'aria di niente, va bene, abbiamo un cliente nuovo, sarà un'esperienza gratificante, della Ferrari te ne occupi tu. Ma guardi, quando uno pensa a tutta la gamma dei piloti che si sono susseguiti nella Ferrari, a me quello che colpisce di più e che ricordo sempre con più emozione è Nuvolari. Io penso che Nuvolari ha corso a 55-56 anni nel dopoguerra per la Ferrari le mille miglia e le stava vincendo se un incidente d'automobile non l'avesse fermato. Dopo due incidenti in corsa, senza cofano, con una balestra rotta, mi fa pensare a quel dato tipo di grande pilota romantico. Nuvolari e mille miglia, due nomi che da soli caratterizzano l'epoca. Nessun pilota è mai stato così amato.
Nessuna corsa ha acceso così tanto le fantasie e le passioni di un intero paese. Ferrari conobbe Nuvolari quando erano entrambi piloti nel 1924. Poi lo volle nella sua scuderia. Non poteva lasciarsi scappare il campione dell'impossibile, l'uomo che non partiva mai battuto, anche con macchine poco competitive, che finiva le gare senza volante, che era il sinonimo stesso del coraggio e della velocità. Mille miglia, 1600 chilometri su e giù per l'Italia, da Brescia a Roma e ritorno, attraversando città, paesi, montagne, tra due muri di folla. La mille miglia era anche la gara dei gentleman drivers, uomini come Giannino Marzotto, che guidava in doppio petto, o come i suoi fratelli, qui con Enzo Ferrari. Era nata nel 1927, con lo scopo di collaudare le vetture di produzione, ma divenne qualcosa di più, il teatro di un'epica sfida. Mercedes, Bugatti, Alfa Romeo, Porsche, BMW e naturalmente Ferrari. La casa di Maranello vince 8 edizioni, di cui 6 dal 48 al 53 consecutive. Erano Gran Turismo da sogno, ammirate da tutti. Ecco Ingrid Bergman in attesa del marito Roberto Rossellini alla guida della sua Ferrari 250 Mille Miglia. Mille Miglia è una denominazione che Ferrari diede a una serie di modelli, come questa splendida 166 che Giovanni Agnelli acquistò nel 1950. Io in vita mia ho solo guidato delle Fiat, anche perché quando non guido delle Fiat mi dà fastidio. Le uniche vetture che ho guidato serenamente sono state le Ferrari e da più giovane le Bugatti, perché erano al di fuori dell'ordine normale degli automobili o degli oggetti speciali. E quella vettura là, rivista oggi, mi fa un certo effetto, perché bella e molto bella, si sta esposti fuori come dei corridori motociclisti, ma di fatto fa sì a no la velocità di un appunto di oggi. Quindi era tutto, c'era molta più fantasia che sostanza. Con questa 340 mille miglia, Giannino Marzotto si afferma nell'edizione del 53. Ero rimasto solamente con la quarta. Per fortuna che io avevo un 400 Ferrari, una vettura da potenza piuttosto elevata e soprattutto un torchio piuttosto efficiente, e allora ce l'ho fatta. Castellotti vince nel 56 con la Ferrari 290S. Una gara segnata dalla pioggia dalla partenza all'arrivo. Era un pilota d'arrembaggio, un garibaldino, come lo definì Ferrari. Mentre tagliava il traguardo, nessuno poteva pensare che la Mille Miglia stava per concludere la sua epica storia. Il 12 maggio 1957. In una curva fra Goito e Guidizzolo di Mantova esplode la gomma anteriore sinistra della Ferrari del marchese Alfonso De Portago. È una strage. Muoiono il pilota, il suo compagno Nelson e alcuni spettatori. Si scatenano le polemiche. Enzo Ferrari finisce sotto inchiesta. Verrà assolto dopo 4 anni, ma la Mille Miglia non si farà mai più. La gara del 57, l'ultima, va a Piero Taruffi, che aveva promesso alla moglie Isabella: se vinco abbandono le corse. E lo fece. Aveva 51 anni. Domani chiudono le corse, se le cane e piccioli d'attaccare, come
Un'altra corsa leggendaria ha legato il suo nome a quello della Ferrari e a quello di tanti piloti, la Targa Florio. Nata nel 1906 per volontà di Vincenzo Florio, si correva sulle montagne delle Madonie, oltre 700 km di curve e salite. Von Trips e altri piloti della Formula 1, come Olivier Jean de Bien, si misurarono in Sicilia sulle vetture sport del cavallino. Una delle edizioni più belle fu quella del 1965. Due piloti italiani, Vaccarella e Bandini, trionfarono con questa P2. Vaccarella era preside in una scuola di Palermo. Nessuno come lui conosceva le insidie del percorso. La 24 ore di Le Mans era la gara che Enzo Ferrari teneva a vincere più di tutte. Era la gara simbolo dell'automobilismo sportivo, un banco di prova e confronto tra i costruttori. La piccola Ferrari poteva prendersi il lusso di battere i grandi dell'industria mondiale. Queste immagini sono del 58. Un anno magico. Oltre che a Le Mans con Philil, la Ferrari 250 vince a Buenos Aires, a Sebring, a Reims e nella Targa Florio. La Ferrari è un'esperienza unica, tanto è la marca più popolare, la marca di automobili più popolare italiana, è la più amata in Italia e in tutto il mondo. Sono stato molte volte in Stati Uniti d'America, in Inghilterra, in Germania, vedere migliaia di questi clienti che hanno veramente un'adorazione per il mito della Ferrari. Quindi è un mito tecnico, è un mito sportivo. E per noi italiani è ancora qualcosa di più, perché è un qualcosa che ha rivalutato e valutato grandemente l'immagine italiana, perché la gente ha compreso che non siamo solo bravi nella moda, nell'arte, ma siamo bravi anche nella meccanica. E la Ferrari ha dimostrato di saper fare le macchine migliori del mondo per tanti anni e ancora adesso è leader. L'importanza della Ferrari per le esportazioni italiane, per l'immagine dell'Italia nel mondo, è grossa. È un grosso pezzo di patrimonio di quella che è l'industria italiana. Perché non è solamente per l'industria meccanica, per la parte tipicamente industriale, anche per la parte estetica, anche per tutti. Credo che non c'è nessuno, anche dei nostri stilisti, dei nostri venditori, che in qualche modo non ha una ricaduta dalla Ferrari. Direi che è notevole. Per me le persone più care sono innanzitutto quelle che lavorano in azienda, e quindi la soddisfazione maggiore il lunedì mattina, girando per la fabbrica, di vedere delle facce contente, questa è la cosa più bella. Poi sono i nostri tifosi, i tantissimi sconosciuti e qualche invece molto conosciuto. Per esempio, è tradizionale, non manca mai la telefonata dell'amico Placido Domingo il giorno dopo ogni vittoria, cantando vincerò, vince, e al telefono da dovunque si trova, un giorno chiama da Tokyo, un giorno da Londra, dalle parti più lontane del mondo, ma sempre vicino a noi. E poi ricevere valanghe di fax che sembrano scontati, ma che fa un gran piacere ricevere il giorno dopo. Nella moderna Formula 1 le vittorie dipendono anche da questi uomini mascherati, anonimi, ma decisivi. I rifornimenti, i cambi delle gomme, la velocità e la precisione delle operazioni possono condizionare l'esito di un Gran Premio. Che differenza rispetto ai tempi di Ascari e Fangio, quando indumenti e apparecchiature erano molto più modesti. Solo lo spirito di sacrificio, l'impegno e le capacità professionali sono rimasti identici.
magliette, caschetti, pullover. È solo all'inizio degli anni 70 che compaiono i primi caschi integrali, gli indumenti ignifughi e le innovazioni tecniche che salveranno la vita a tanti piloti. Ai box della Ferrari, oggi, in ogni pit stop, entrano in azione 18 specialisti, allenati a fare tutto bene e in fretta. Un cambio di gomme può avvenire in 5 secondi, che diventano 7-8 con un rifornimento completo. Secondi preziosi, che nella moderna Formula 1 possono determinare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Gli uomini mascherati dei podio non ci vanno mai, ma ogni pilota che vince dovrebbe fare un po' di posto anche per loro.